La prima cosa che ti voglio chiedere, tu hai avuto la produzione che era la produzione di Matteo Garrone. Non è sempre, cioè in qualche modo è sicuramente un attestato di stima, ma è anche, soprattutto in Italia, non è così diffuso che un regista aiuti, è più diciamo un'impostazione francese alla Nouvelle Vague, dove ci si dava una mano pur di far esprimere tutti. In questo è stata un'esperienza anche abbastanza unica. Ci racconti un po' questo, diciamo, sostegno, spinta, Sono di età partecipazione? diverse, nel Di senso età, che lei in genere sì. è l'anziano che aiuta il giovane, Esatto, questo è. il contrario, sì, infatti vedo sì, perché io ho 20 anni più di Matteo, però poi è stato lui che, scusami, che in un certo senso è stato il mio maestro in qualche maniera, perché questo film è lunga, la gestazione è lunga, perché nessuno me lo voleva far fare, nessuno, io dicevo, vedevano queste quattro signore di 90 anni circa, perché erano 91 anni, 87, 84 e Marina la più piccola 80. Quindi per anni nessuno. Poi lo feci leggere a Matteo e lui questa cosa gli piaceva, devo dire, perché moltissimi produttori proprio mi ignoravano completamente, ridevano leggendo la cosa, però dicevano, no, non si può fare questa cosa. Non... E quindi poi, invece un giorno Matteo mi disse, ma sì, io dissi, senti, questo non me lo fa fare nessuno, che dice? E lui mi disse, proviamo a produrlo. E fece una cosa incredibile perché chiedemmo i soldi al ministero, ma ovviamente questi soldi vanno restituiti, quindi Matteo firmò davanti a me, erano pochissimi soldi in realtà per un lungometraggio, perché erano 500.000 euro del ministero, ma lui firmò davanti a me un foglio dove impegnava la sua casa, il suo appartamento, come fideiussione per garantire il prestito, e quindi era bianco come questa camicia, e io pure stavo malissimo. Infatti sono stato malissimo io per tutte le riprese, perché mi sentivo responsabile, perché oltretutto sai come va, ma il mio amico che ci rimetteva la casa era, e quindi ero veramente pallido anch'io, e invece poi è andata benissimo, perché il film ha incassato anche tantissimo nel mondo, credo che abbia incassato totalmente 11 milioni di euro, da 500 mila euro, Fantastico. una cosa incredibile, quindi grande, grande festa, però andò così. E poi Matteo non venne mai alle riprese, perché magari pensava mi emozionassi, no? Facessi. Però poi quando vide il materiale mi aiutò moltissimo nel montaggio, perché proprio vide questo materiale che gli piaceva tantissimo, e quindi lì venne proprio al montaggio e lo montammo insieme, questo è. E poi per quello che dicevi, Goffredo, prima diciamo un po' l'approccio è stato un po', forse hai ragione, una cosa un po' da Nouvelle Vague, una cosa un po' strana, questo scambio, no? Però io venivo diciamo da un cinema, quello di Matteo, appunto con lui eravamo tornati un po', senza saperlo neanche, magari perché non abbiamo tutti, forse alla lezione rosselliniana, no? A questo fatto di stare, di interessarci, più a quello che succedeva davanti alla macchina che ai movimenti. Io capii subito che era impossibile gestire queste signore, che non erano attrici. Era completamente folle, e allora io ho detto a loro: fate come vi pare, dite le battute come vi pare, e noi vi veniamo dietro. E l'abbiamo sempre seguite o anticipate con la macchina. E questa cosa ha funzionato, in effetti. Mi ricordo il primo giorno di ripresa, c'era una scena e loro parlavano, io avevo detto sempre: andate, fate come vi pare. E a un certo momento se ne vanno, cominciano a parlare, poi di botto se ne vanno dalla stanza. E quindi noi stavamo lì, era pellicola ancora, costava, ci guardavamo. E io dissi, là mi venne l'idea, dico, guarda, non spegniamo, perché
come sono andate via, queste ritornano. E infatti sono tornate dicendo la migliore battuta, adesso non mi ricordo più quale, dicendo a sorpresa. E da quel momento in poi è stato un seguirle, ed è stata una fortuna, perché con la loro personalità, con la loro, hanno fatto il film di fatto. Noi abbiamo, avevano una tale vitalità, una tale inventiva anche, perché i dialoghi erano scritti, però io non glielo ho mai dati da leggere, perché era una cosa, una sceneggiatura enorme, si sarebbero dimenticate. Giorno per giorno dicevamo: guarda, oggi va bene, fate pace, oggi litigate. Poi io avevo capito le dinamiche fra di loro, perché due si amavano, due si odiavano realmente. Quindi io cercavo di stimolarle, no? Che ne pensi di quella, ah, peste e corna. E si è creato un dinamismo tale che noi siamo stati catturati da tutto. Io ogni sera cercavo di sperare che almeno la storia andasse un po' avanti, però era molto, molto, moltissimo inventato da loro. Le battute micidiali, come quella dell'asciugamanetto del bidet. L'asciugamanetto del bidet, io l'avevo fatto mettere apposta, perché ho detto chissà, però lei me l'ha detta così e io non potevo neanche ridere, cercavo di non ridere, perché ho detto se no brucio tutto. Ma è uscita così, l'asciugamanetto del bidet. Si trattava un po' di creare situazioni che poi loro sviluppavano, ma molto più di quanto, dicendo cose più belle di quelle scritte proprio.